Un accordo quadro che mette in rete il laboratorio del Buzzi, il neonato Little Man Alpin e quelli del Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica ed Ingegneria Civile Ambientale dell'Università di Firenze per lavorare sulla ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione in campo ambientale e dell'economia sostenibile. Gli studenti possono partecipare direttamente alle fasi, alle metodiche di ricerca per la predisposizione delle analisi in tutto il settore della sostenibilità, che è il tema attuale. Oltre al laboratorio del Buzzi, è a disposizione anche quello del PIN. L'idea di poter mischiare le professionalità di medicina con ingegneria permette di avanzare la conoscenza. Allora, con questo Liromar si fa esattamente questo. Quindi questa ricerca che va avanti, vuole sperimentare, è su campi che sono i più importanti, l'ambiente, la sostenibilità ambientale, l'ambiente nei luoghi di lavoro, sono i temi del futuro. Tra il Dipartimento di Medicina e quello di Ingegneria Civile è già nata una collaborazione, ma ora avranno una casa in comune e anche un nuovo obiettivo. Vediamo delle opportunità di collaborazione estremamente interessanti, sia in ambito, come dicevo, di formazione di questi giovani ragazzi, ma anche per formarli a cos'è la ricerca. Sarebbe un peccato non utilizzare in maniera appropriata, corretta e a fondo le strumentazioni veramente di avanguardia che ci sono presenti qui al Buzzi.